Bentrovati amici, oggi parliamo dell'alba dei morti viventi. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'immagine piuttosto raccapricciante che è stata estrapolata dalle riviste dei Testimoni di Geova e che ora vi mostro e che commenteremo insieme. Come potete notare, questa immagine, appunto rappresentata dall'Apocalisse, che avviene alle loro spalle, se la osservate attentamente, potete notare tutta una serie di particolari. Il primo particolare, il modo in cui sono raggruppate queste persone, quasi a conferire una precisa forma geometrica. Il vertice, dato dall'uomo centrale con la pelle scura e con una specie di toga, anche questa non buttata lì a caso, è un uomo che primeggia e che infatti è più autorevole rispetto agli altri. In un certo qual modo è un leader, un capofila, una guida. Notate l'aspetto gerarchico, che è fortemente rappresentativo della congregazione dei Testimoni di Geova, perché non è lo scambio emozionale che li caratterizza, ma la mera condivisione della dottrina che è avulsa da qualsiasi forma di sentimento, e questo mi sembra piuttosto che appurato. Secondo punto, alle spalle uno scenario sconvolgente, dove tutto è distrutto, mentre i volti impassibili dei soggetti raffigurati lasciano intendere una reazione di indifferenza. Non vengono neppure scossi sul piano umano dalla raffigurazione della fine del mondo, stiamo parlando della fine del mondo. Loro sono impassibili dal punto di vista umano. Questa cosa, credetemi, è agghiacciante. Ma andiamo avanti, andiamo al terzo punto. L'espressione. Vi sembra quella della gioia, dello stato di grazia? Quello stato di grazia che per esempio è plateale sul volto dei veggenti, dei mistici, dei santi, che hanno proprio delle vere e proprie esperienze divine, delle vere esperienze mistiche profonde. Qui no, non vi è alcuna trasfigurazione. Si tratta al contrario di una fisionomica, io la definirei così, identica in ognuno di questi volti, dove il sorriso è appena accennato e ciò che emerge è qualcosa che potremmo tradurre in questo modo. Io direi, attraverso una frase tipo questa: noi siamo gli unici eletti. Di chi muore alle nostre spalle non ce ne frega niente. D'altronde lo sapevamo ed è giusto che sia così. È il compiacimento che traspare in questa rappresentazione, il puro compiacimento. Andiamo al quarto punto. Guardate bene, la postura a mo' di soldato, con le braccia in giù, dritte, lungo i fianchi, che tra l'altro è anche un po' inquietante, direi. E non dimentichiamo che questa immagine non è una foto, ma un disegno, un cartone animato. Tra l'altro, anche sulla scelta dei cartoni animati in sostituzione delle persone vere ci sarebbe molto da dire. E da questo possiamo tranquillamente dedurre che nulla è casuale e tutto è razionalmente costruito in funzione di messaggi non verbali ben precisi e che devono giungere non in maniera consapevole, ma con un effetto che è il frutto di un plagio. Tutti in fila indiana, con i volti dall'inespressività agghiacciante. In conclusione, i testimoni di Geova raffigurano gli esseri umani come fossero degli automi, mentre al contrario, per chi vive l'amore, i figli di Dio non possono restare indifferenti a tutto ciò che accade alle loro spalle. Non costruiscono l'amore, ma lo vivono. Dunque, è una raffigurazione quella che vi ho voluto mostrare, che è frutto di un plagio, frutto di un voluto messaggio subliminale sul quale io vi invito fortemente a riflettere.